Siamo al telefono con Giuseppe Casafina, appena tornato dalla protesta che si è svolta stamattina davanti al Mise. Casafina, com'è andata? È andata bene, abbiamo incontrato i dirigenti del ministero, la manifestazione è stata molto molto riuscita, ottimamente partecipata con delegazioni dei portuali, anche dei metalmeccanici ex privilege, degli elettrici, insomma è stata una grande manifestazione. I dirigenti che abbiamo incontrato, abbiamo avuto modo di parlare con loro di una serie di questioni, principalmente per il futuro occupazionale, no? Per l'occupazione dell'indotto. Beh, innanzitutto un primo punto che è importante e che è emerso è che la transizione energetica non la gestisce Enel da sola, quindi è il Ministero, diciamo, tutto deve essere a guida del Ministero e con il coinvolgimento del territorio, dei lavoratori, che devono essere protagonisti ovviamente di questa cosa, e il tavolo che è stato fatto qualche mese fa continuerà, probabilmente verrà indetto un altro tavolo a gennaio, penso a questo punto, ci saremo anche noi, quindi avremo modo di fare una discussione a tutto tondo e ai dirigenti del Ministero abbiamo spiegato qual è il punto, cioè il progetto alternativo. Noi chiediamo cosa si fa dopo e in particolare il progetto alternativo non può essere il gas, non può essere considerato alternativo un progetto che già ci dice che azzererebbe l'occupazione da centinaia a qualche decina. Serve qualcos'altro e serve una cosa che deve essere della città. Diciamo, questo è il punto principale che è emerso da oggi, dopodiché abbiamo avuto modo di approfondire una serie di questioni, anche dal decreto, sul decreto che è uscito, la questione degli ammortizzatori sociali che sono importanti, ma poi quello sarà un altro oggetto di discussione, ma comunque il fatto che la transizione energetica deve tutelare l'occupazione, quindi bisogna Uscite tenere fiduciosi insieme. da questo appuntamento. Sì, usciamo soddisfatti e naturalmente è l'inizio. Quindi, insomma, si tratta di una soddisfazione principalmente per la partecipazione delle persone e poi perché abbiamo avuto modo di confrontarci con i dirigenti del Mise, che è il governo, quello che guiderà, insomma, tutta questa partita. Vedrà il coinvolgimento del territorio, tutti compresi, anche gli enti, quindi la soddisfazione arriva da qui, però c'è la consapevolezza che siamo soltanto all'inizio e noi sicuramente siamo intenzionati ad andare fino in fondo.